Buongiorno, buongiorno, sono le 11, ho vissuto già tipo 3 giornate, perché alle 6 e mezzo ero sveglia, in quanto ieri, nonostante io avessi già portato la macchina a fare il tagliando, mi sono resa conto che non andava l'aria condizionata e l'avevano controllata, ma mi hanno detto che era tutto ok. Vabbè, ieri l'ho provata, quando sono andata a lavare la macchina non funzionava, quindi stamattina alle 8 ero già dal meccanico. Il meccanico l'ha controllata, bisognava insomma dare una aggiustata a una roba. Abbiamo mollato lì il cash e l'aria condizionata adesso va. Poi ho fatto un salto dal negozietto dei cinesi, ho preso dei tappetini di plastica da mettere sul fondo della macchina, che così con la sabbia eccetera si puliscono meglio di quelli che ci sono adesso originali con la moquette. L'ho messi sopra e ho comprato anche l'arbre magique, le salviette grosse con lo sportellino da tenere in macchina. Ho fatto un refill di tutti i fazzolettini da tenere nel cassettino, deodorante auto, arbre magique, tutta la macchina pulita. Ho sistemato un vecchio lenzuolo sui sedili in modo che non si sporchino, che durante il viaggio carichiamo e scarichiamo. E basta, adesso ho un bel caffè davanti e mi sono messa al PC a editare il video di Lampedusa, che quando voi vedrete questo vlog sarà già andato assolutamente online, ve lo lascio nel caso qui. È il video su tutti i consigli per chi vuole andare a Lampedusa. Mi sono arrivati dei pacchi e sono molto felice perché pensavo di non riceverli in tempo per la partenza, perché sono i miei refill di Miamo. Quindi niente, super felice perché sono delle cose che assolutamente uso e che in vacanza non avrei potuto portare se non fosse arrivato per tempo il pacco. Era la mia vitamina C, ragazze, il Pigment Control, che è praticamente la mia combo sieri serale antimacchie. Troppo felice di entrambi, anche perché li usa anche Christopher, obbligato. In vacanza è stato obbligato, perché ragazzi, cioè, gli vengono le macchie e poi si lamenta, e quindi assolutamente. Il Leg Renew integratore, perché l'avevo finito, e poi mi ha mandato appunto la Age Reverse Cream e la Age Reverse Eye Cream, entrambe. Questa qua la sto utilizzando, ma già ne ho usato parecchio. Questo è il contorno occhi da abbinare e quindi super contenta. Ovviamente, se voi volete ordinare qualcosa, potete come sempre utilizzare il codice sconto che è Silvia20, vi dà il 20% su tutto il sito. Ma su queste credo che ci sia attualmente una super promo. Ve lo vado a dire perché me l'ha detto ieri la ragazza, ma non ho ancora controllato. Sì, ragazze, sono al 25%, ok? Quindi la linea super anti-age è al 25%, quindi se avete intenzione di farvi un bel regalo, non potete utilizzare il mio codice sconto che è del 20 su queste, perché ovviamente c'è il 25, ma sono al 25. Quindi vi lascio il link in info box, potete assolutamente prenderle, mentre su questi o quello che volete, integratore, quello che sia, avete il 20%. Ora, altro pacchetto è di Food Spring. Quindi altra mia scorta indispensabile, perché ce li portiamo in vacanza. E abbiamo preso le zinco magnesio che ci mancavano, la creatina e gli omega 3. Invece abbiamo già la scorta di Daily Vitamins, quindi quelli li abbiamo. Abbiamo ripreso il Recovery e per Chris, che se le porta anche in vacanza, le whey protein al cioccolato. Poi ci hanno omaggiato una barrettina che male non fa. Quindi adesso posso preparare anche il beauty skincare finito, perché mi mancavano queste cose da inserire, e gli integratori. Anche per gli integratori c'è il 15% di sconto con il codice che vi lascio in info box se volete ordinare qualcosa. Bene, benissimo, io ho un sacco di carta e cartone da smaltire. Sistemo un po' la cucina, che è un casino, mi metto all'opera con il vlog, cioè con l'editing, non è il vlog, è il video su Lampedusa. Ragazze, mi scuso per tutto il caos che c'è dietro le mie spalle, ma sto iniziando ad accumulare qua dietro le cose
che devo, diciamo, mettere nelle valigie. Non ho molto spazio, quindi sono finite qua dietro. Ho fatto un raccolto un po' storto, un po' verso questa parte, ma rimane così. E sto andando al lobby. Sono struccata completamente, se non fosse per il mascara e un po' di blush. Ma ho rispolverato questo rossetto meraviglioso. Ho deciso di portare anche lui perché secondo me è un colore che esalta tantissimo l'abbronzatura. È lampone, perché mi ero dimenticata di lampone, lampone di Wycon, insieme al rosso, insieme al nude e al rossetto di Kat Von D Lolita, che è il mio nude un po' poderoso, l'altro un nude più spento. Verranno in vacanza con me, saranno i miei rossetti della vacanza. Questo è troppo bello. E poi sono super a prova di bacio. Detto questo, io adesso vado al lobby perché devo prendere i gellini, quelli per le piante, che mi sono ricordata in questo momento, che preferisco non lasciarle al portinaio perché lui ha praticamente l'obbligo, per il regolamento del palazzo, di chiudere completamente tutte le tapparelle della portineria dove io glieli lascerei, e quindi comunque rimangono il sabato e la domenica al buio, no, e quindi vado a prendere i gellini, quelli appunto che rilasciano l'acqua, innaffierò bene le piante e poi farò così, insomma. Li lascerò appunto con i gellini. Ne vorrei prendere due per pianta, ne ho già quattro perché me li aveva regalati Chris, che li aveva presi lui l'anno scorso, però lui si è comprato per l'esterno l'irrigatore automatico per l'albero che gli avevo regalato io, quindi me li ha dati. Sono questi, vedete, sono questi qua, e voglio abbondare, ne metterò due per pianta, ok? Dice che durano praticamente dai 15 ai 30 giorni, quindi vanno assolutamente bene. Potrei anche prenderne meno, due per pianta forse sono anche troppi. Vabbè, però comunque magari vado a vedere se li trovo e poi passo da Calzedonia. Ragazze, ci sono 70 milioni di gradi e mi sono dovuta rifare la doccia, ho comprato i gellini e sono passata da Calzedonia, ho preso qualcosa, adesso vi faccio vedere, ma prima devo pranzare, sono le 6:15, devo fare una merenda, ma in realtà stavo dicendo pranzare perché ho mangiato poco e niente all'ora di pranzo, perché c'è talmente tanto caldo che io come al solito sono inappetente, e quindi ho fatto uno shaker proteico di Foodspring. Ho mangiato un pezzetto d'anguria che mi era avanzata, ho mangiato un pacchetto di crackers, così. Cioè, perché non avevo voglia di accendere il fuoco e non ce l'ho nemmeno adesso. Vediamo se a cena, visto che ho comprato il petto di pollo, ho del petto di pollo e poi ho fatto i fagiolini con le patate lesse, magari a cena cercherò di farmelo. Per il momento mi sto affettando la pesca e poi mangerò lo yogurt con i cornflakes, quindi dai, così mi dà un po' di sostegno, perché cioè, alla fine c'ho pure fame, sto svenendo dalla fame, però io d'estate faccio sempre così, cioè d'estate per me è il periodo ideale per perdere peso, perché col caldo mi passa l'appetito, mentre d'inverno niente, mi mangerei qualunque cosa, ho molto più appetito d'inverno. Ed è stata invece fin da bambina, cioè mia madre mi ricordo che si disperava perché non mangiavo niente d'estate, cioè arrivava il caldo e io mi rifiutavo categoricamente di mangiare qualsiasi cibo che fosse cucinato, che non fosse fresco. Adesso idem, ancora così. Questa pesca è ancora troppo dura, l'ho presa ieri alla Lidl, ma speravo che fossero di quelle un po' sugose, invece no, è completamente, lo sentite anche da come la sto tagliando, però vabbè, ce la facciamo. Piacere così, pesca, yogurt e cornflakes, sempre di Lidl, quelli senza, come si dice, senza zucchero. Metto una bella manciata così e poi ci aggiungo un bel po' di yogurt e faccio la mia bella merendona, voilà, tanto poi a cena mi rifaccio. Patate, fagiolini, pollo, insomma, mangio di più. Vi faccio vedere cosa ho preso prima di buttare lo yogurt sui cereali, perché è una fissa che i cereali devono rimanere croccanti, se si ammollano non li mangio più. Poi, altre fisse, Silvia, no. Allora, ho preso qualcosina di intimo perché, niente, quando trovo le prime, io la prima, cioè, guardate quanto è carino questo, da abbinare con una mutandina nera, cioè, è super sexy.
mi piace tantissimo, l'ho pagato 3,95 euro e non c'è il prezzo originario, però insomma immagino che costasse abbastanza rispetto a 3,95 euro, è un amore. Un'altra cosa un po' così sexy che ho preso, ma con spirito, perché è verde mela o verde fosforescente, è questo, ma secondo me con l'abbronzatura è bellissimo, appunto questa Brassiere, qualcosa del genere, troppo carino. Questo qua costava 20 euro, a questo punto magari tipo anche l'altro magari poteva essere 20, è questo qua così, quanto è bello. E ho trovato lo slip identico, anche perché qua se no ragazze dove vuoi andare con il verde se non hai almeno il completino. Lo slip l'ho pagato 1,95, mentre questa l'ho pagata sempre 3,95. Poi passiamo invece al costumanzio. Ho preso un pareo leopardato, perché quest'anno il leopardato insomma è super di moda, anzi è così, ecco. Ho preso un pareo, quindi per andare in spiaggia da legare, con una magliettina nera e sotto il bikini nero. E come bikini nero ho trovato questo qua, di cui non c'era il pezzo di sopra, ma io ne ho un botto di pezzi di sopra neri basic. E quindi mi sembra veramente molto bello questo qua, molto chic, elegante. Sicuramente piace a Chris, a cui piacciono i neri così molto, insomma, con pochi dettagli, se non tipo questo, vedete? Cioè, così, gli piacciono tantissimo. Poi ho preso una mutandina nera, che serve sempre perché ho un sacco di pezzi di sopra che si possono abbinare a delle semplici mutandine nere. E sono le basiche proprio di Calzedonia che prendo sempre, ma a 5,95. Sì, subito. Poi ancora, questo invece fortunatamente ho trovato il sotto e il sopra, l'ho pagato 3,95 il sotto, che è una brasiliana classicissima, nera davanti così liscia e dietro con la arricciatura, vedete è arricciata, un po' alta, così sui fianchi, però ce l'ho al contrario, ecco perché non si vedeva l'arricciatura bene. Eccola qua con l'arricciatura dietro, il sopra è proprio il suo ed è arricciato così. Sì, lo so che sembra piccolissimo e che magari lasci tutto scoperto, ma copre tutto perché non ne ho. E questo qua è quello che mi piace appunto abbinare al pareo, cioè costume tutto nero, pareo leopardato, un toppettino nero e via andare. E vedete che è arricciato anche il pezzo di sopra, sono dei triangolini, cioè qua ci sta tutta la mia tetta. Tutta. Poi invece questo molto carino era quello che aveva adocchiato entrando in negozio, ce l'aveva sul manichino e io ho detto no, vuoi vedere che non lo troverò mai, e non ce l'ho trovato. C'era la mia taglia, la XS, per fortuna era disponibile, quindi mini così dietro e davanti. Preferisco le brasiliane ai perizoma così, però vabbè. Mi piacciono un po' meno mini, anche vabbè, i fianchi, più che altro alla fine sono mini uguali, diciamo che per qua sui fianchi un po' più altino mi piace di più, vabbè, ma andava bene, perché è bilanciato dal sopra, che invece il sopra contiene di più, non avendo io le tette, è un bel bilanciamento, perché di culetto sono pienotta, sono cicciottella di culo, cioè di tette no. Beh, guardate quanto è bello sopra, perché praticamente strizza anche un po', fa un po'... Qua la copertina, sembro veramente possieditrice di tette, mi sono sentita proprio Pamela Henderson, una sensazione mai provata nella mia vita. Guardate quanto è bello, ah, è troppo bello questo. Eccolo qua, c'era anche il vestitino abbinato, però vi devo dire che il vestitino non era nulla di che alla fine, chi se ne importa. E questo l'ho pagato 5,95 il sopra e 5,95 il... no, è... era 3,95 questo e 3,95 questo, cioè il meno caro, 3,95. molto contenta, metto tutto a lavare, mi faccio la mia colazione pranzo merenda con lo yogurt e vado a finire di appunto editare Lampedusa, come vi ho detto il video su Lampedusa con tutti i miei consigli, non il vlog, non ho fatto vlog, però faccio un video con tutti i consigli giusti. Ah, questi sono
i cosi. Poi uno dice non comprare da Amazon, li ho pagati il doppio di Amazon, il doppio. Però mi sono presa tardi e cacchi miei che non mi sveglio per tempo e adesso che mi sono svegliata li devo prendere a prezzo intero. Tolgo i cartellini a tutto, cioè a prezzo intero, a prezzo non di Amazon, perché poi uno dice diamo da mangiare agli piccoli esercizi, ragazzi, però io devo dare da mangiare prima di tutto a me stessa, cioè se costa il doppio di Amazon, cioè voglio dire, ho capito, dai da mangiare a questo e a quello, ma ancora prima di dar da mangiare a questo e a quello dovrei dar da mangiare a me stessa, appunto, dovrei risparmiare i miei soldi, cioè vabbè. Discorsi, i soliti discorsi. Ok, tolgo le etichette a tutto e faccio un giro di lavatrice col vestito che mettevo, faccio un giro di lavatrice col vestito che avevo indosso, che ragazze è praticamente fradicio, e l'ho messo già a lavare, ho messo quello di stamattina, cioè quello di stamattina a lavare, quello di adesso a lavare, due vestiti al giorno, due docce. Buongiorno, in realtà oggi è il giorno dopo, se no non avrei detto buongiorno, perché ragazze ieri ho fatto veramente troppo tardi, quindi ovviamente dopo sono stata presa dalla stanchezza, ero moribonda e niente, sono andata a dormire. Detto questo, io adesso dovrei fare skincare, sono già alle 2:30, però sono stata tutta la mattina a editare gli ultimi video da lasciare in carico, quindi faccio skincare e mi faccio il l'esfoliante di Miamo, quello appunto che si può fare tranquillamente anche d'estate. Poi questo lo butto nella borsettina che mi porterò a casa di Chris per questi ultimi 3 giorni, sabato, domenica. No, sabato è oggi, domenica, lunedì e martedì poi partiamo, così faccio l'ultima dose che mi rimane, una l'avevo fatta a Lampedusa, utilizzo adesso gli ultimi residui di questi due e li metto nei prodotti finiti, che vi farò quando torneremo dalle vacanze, e magari avrò anche prodotti finiti delle vacanze, un cappello qua che ho lasciato fuori mi sta facendo impazzire, e farò l'ultima dose, perché anche se ce n'è di più ormai sto partendo, di fanghi, quindi adesso mentre preparerò il pranzo mi farò l'ultima dose di fanghi, quindi via con queste cosine e poi vi preparo il pranzo, e dopo pranzo, che ormai sono le 3, tipo dalle 4 in poi, obbligo valigie, cioè qualunque cosa accada io devo solo fare la valigia perché non ho più tempo. Domani sera abbiamo il concerto di De Gregori a Como, quindi io, se non è stasera, domattina devo essere da Chris, non ci piove. Ok, applico, lavato il viso, applico il L'Aigre Noir, l'integratore per le gambe. Ma perché io ho questo problema con i nomi? Il Renewal Peel su tutto il viso. Io ho un problema con i nomi, anche delle persone. Comunque lo applico bene, ma lasciato agire, dipende dalla sensibilità della vostra pelle. Io riesco a lasciarlo serenamente 5 minuti. Per esempio Chris, che è ultra delicato, no, lo lascia tipo 5, anche meno, quando mi dà il permesso di farglielo. Mi piace tantissimo fargli skin care, mi fa troppo ridere sta cosa, però vabbè. Comunque così nel frattempo che questo agisce, io tolgo la roba dallo stendino qua. Questo adesso lo vado a mettere in borsa, tolgo la roba dallo stendino e mi faccio i fanghi, quindi lavo le mani e tolgo tutta la roba. Devo fare la valigia, Silvia, ripetitelo tipo mantra. L'altro giorno, dico a te amica, mi ha chiesto, aspettate che c'è il buio qua, tipo il buio oltre la siepe, ok,
Amica, tu mi hai chiesto dove avessi preso questo che avevo l'altro giorno, quello a fascia, ma è vecchio, amica, è tipo di Zara 7-8 anni fa. Io tengo tutto perché a casa queste, tengo tutte queste cosine qua perché a casa sono super pratiche, quindi Zara vecchissimo. Adesso sapete cosa faccio? Piego i teli, quelli che vanno nella macchina, quelli che mettiamo sui sedili, ho l'altro di ricambio, li metto dentro una bustina così li vado subito a infilare in macchina, che tanto è parcheggiata davanti, perché tanto poi dovrò caricare e scaricare un botto di roba, quindi più roba riesco a portare adesso in macchina meglio è. Alexa, spegni la musica, sennò YouTube ci fa il mazzo. Ho finito, ragazzi, ho finito, ho già messo via il mio tonico di Pixi, quindi utilizzerò quello nuovo che vi ho fatto vedere nei vlog, due giorni fa, non me lo ricordo, ragazze. Comunque sembra molto bello, il vaporizzatore è ottimo, cioè vaporizza proprio proprio bene. Allora ragazze, io oltre ai fanghi, devo fare la tinta perché ho già la ricrescita, è 3 settimane, cioè torno che sembro nonna papera, nonna papera aveva i capelli bianchi, no? Quindi no ragazze, cioè io devo fare la tinta. Dopodiché pensavo di portarmene un po' per fare almeno questo coso. Se io mi porto in un barattolino la tinta e separatamente l'ossigeno, niente, questo è finito, è inutile che io faccia tutta questa manovra. Metto solo il pigment, anche il pigment è finito proprio, di solito lo metto di sera, ma siccome volevo appunto finire, no, ce n'è un pochino, quindi ne metto un pochino. Dicevo, se io faccio la tinta oggi e poi ne metto un po' in un barattolino, dovrebbe funzionare. Quindi sapete cosa faccio? Io adesso faccio la tinta per rendermi conto di quanto ne devo mettere, perché voi non lo sapete che io ogni volta che rifaccio la tinta non mi ricordo quanti grammi ho usato, e quindi ogni volta faccio, dico, ah, questa volta me lo segno, questa volta lo saprò, questa volta non sbaglierò, mi dimentico, cioè non me lo ricordo, ragazzi, io non mi ricordo assolutamente quanta ne devo mettere. Quindi adesso faccio un po' il check facendola oggi, dopodiché cerco due barattolini adesso, ci metto ossigeno e butto in borsa, metto il pennello, questo qua in borsa, metto questo in borsa e tac 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 tac, dovrei riuscire a farmela, cioè, tanto devo fare giusto il bordino, sì, non posso stare senza fare la tinta. Trovato, ciao, così me la posso portare, mi sento già meglio, perché sennò mi devo mettere a comprarla in giro, però poi se compro tutto in giro, ho tutte full size di tutto, io ho una smart, ragazze, ho una smart. Andiamo col refill. Fatto, poi ho scoperto che avevo una boccettina già fatta di ossigeno, ma perché? Dai che io ho fatto l'ossigeno, forse, no, forse io a casa di Cristo non ho mai fatto la tinta, ma la faccio sempre nella mia privacy. Ragazze, non mi viene in mente nulla, voi che mi seguite vi ricordate di una volta che io ho detto una roba del genere, che dovevo fare la tinta in giro? Beh, zero, c'ho proprio un vuoto totale, totale, non lo so. Comunque almeno skincare è fatta, ok. Stasera poi voglio fare una, come si dice, la il dermaplaning, cioè tutto rasare tutto il mio visino con questo qua, lo sapete che lo faccio, però adesso no, lo faccio stasera prima di andare a dormire. Adesso faccio skincare classica un pochino, cioè con quello che mi è rimasto fuori dal beauty, perché ho fatto già tutto il beauty e ho già messo tutte le cose che intendo portare in vacanza, e sì, questi di Miamo li porto, solo che ho messo le full size chiuse, queste sono già iniziate e sono tipo, ne ho già usato tipo 2/3, siccome li usiamo sia io che Chris, perché Chris ha veramente la tendenza a farsi venire apposta, a farsi venire le macchie e poi rompe, ho le macchie, ho le macchie, allora questo non l'ho minacciato, gli ho detto, senti bello,
Non puoi rompere le balls quando torniamo dalle vacanze con sta storia che hai le macchie, ma in vacanza poi non metti le cose che devi mettere. Ti vengono le macchie, quindi tu sei uno, qui vengono le macchie. Scusate che così mi guardo nello specchio. Vabbè che ce l'ho anche qua, però ci sono le spazzole davanti. Ho detto, a te vengono le macchie, quindi caro il mio ragazzo, devi metterti la protezione solare sempre, ma quello lo fai, ormai l'ho educato. Ma devi metterti anche tutti i sieri che curino e barra prevengano le macchie. E niente, allora quest'anno a Lampedusa ho detto, no, non le voglio anch'io perché ho paura che mi vengano le macchie. Perché l'anno scorso, o forse era tipo 2 anni fa, credo fosse 2 anni fa, comunque 2 anni fa era tornato dalla Sardegna prima di me, il primo anno quando ci siamo messi insieme, e nei 10 giorni in cui io non ero con lui, lui era a Como, non ha messo la protezione solare, è andato in giro a cavolo così con lo scooter senza protezione solare, e quando sono tornata aveva una macchia qua ed era disperato. Ah, sono vecchio, le macchie vengono le vecchie. Io ho detto, amore mio, devi mettere le robe, cioè 40 anni non... Già, perché ti tiri illuso di essere molto più giovane di me, quindi di non avere le macchie. Io non ce le ho perché faccio tutte le cose, o meglio, ce le avrei, ma ne ho molte, cioè qualcuna ci sarà pure, ma voglio dire, non le ho. Per quanto le avevo a 30 anni ero piena, cioè avevo il baffo che sembravo Zorro, ragazze, non facevo nulla e prendevo sole in maniera scriteriata, non mi proteggevo abbastanza, prendevo la pillola. Va bene, comunque adesso i fanghi dovrei averli tenuti abbastanza, ma mi sa che li tengo anche durante il pranzo, tanto devo ancora pranzare all'alba delle 4. Quindi adesso pranzo e dopo pranzo faccio la tinta e le valigie. L'ho detto 70 volte. Fanghi fatti, sciacquati, e un caldino, le gambe caldissime. Ho avuto il coraggio di fare la pasta, molto felice di mangiare questa bella scodellona di pasta. Ho fatto il sugo con il pomodoro fresco, cioè scusate, il basilico, la cipolla e il pomodoro, non fresco, non è vero, fresco. E adesso me la mangio, io vi saluto perché dopo mi metterò a fare appunto la tinta e immediatamente le valigie. Penso che farò un vlog anche di domani, che se non vado via stasera vado via domattina, e quindi magari girerò insomma da casa di Chris, così gli ultimi istanti prepartenza, e quindi ci vediamo domani, ragazze, ci vediamo domani, vi mando un bacio, e se vi fa piacere come sempre potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like al video, e così come quando si parte insomma per le vacanze, che a Milano si usa salutarsi, fare le cene, in Sardegna no perché nessuno va in vacanza ad agosto, stanno tutti in città che si godono il mare, al limite vanno a settembre da qualche altra parte, però a Milano si usa fare tipo le cene di saluto, no? E di ringraziamenti, tirare un po' le somme perché è settembre, un nuovo gennaio, quelle robe lì, no? Quindi vi ringrazio per questa stagione, diciamo, che si chiude con le vacanze estive, che ricominceremo tutto alla grande a settembre. Non sono gli ultimi video, ce ne saranno altri come sapete, però ecco, tipo così, no? Che parto per le vacanze e vi ringrazio, una volta in più non guasta, perché siete in tante, siete gentili, siete carine, mi seguite tanto, quindi insomma, che devo fare? Non vi devo ringraziare. Ciao!